Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore e consigli di lettura. Quello che vi presento questa settimana è un libro dedicato alla missione. Prendendo in prestito una frase riportata nella postfazione del libro di questa settimana, la postfazione firmata da Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, aprire il libro della missione è sempre affascinante. Scoprirete come la storia che stiamo per raccontarvi è davvero carica di fascino e di meraviglia. È la storia di Pietro Gamba, il medico dei Campesinos, e il Grincoloco, spero di aver pronunciato bene il titolo, il libro edito dalla San Paolo, firmato dal giornalista Antonio Voceri, in collegamento Skype con noi. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao a te, un saluto a tutti quanti. Sì, È il Grincoloco, l'ho pronunciato bene? è il Gringoloco, lo Ok. straniero pazzo, come veniva chiamato questo italiano molto particolare che aveva nel suo cuore l'intendimento di vivere tra i poveri, aiutare i poveri. E questi poveri della Bolivia, che erano stati solo sfruttati, non avevano mai conosciuto un atteggiamento di questo genere, lo consideravano un po' pazzo, perché nessuno era mai andato ad aiutarli. Perché Antonio, andiamo subito al dunque, vale la pena conoscere la storia di Pietro Gamba, questo medico, questo missionario soprattutto, perché vale la pena ascoltare la sua storia? E poi una domanda un po' più specifica per quanto ti riguarda, perché ne è valsa la pena raccontare la sua storia, mettere nero su bianco? Secondo me ne valsa la pena perché la reazione dei lettori potrebbe essere la stessa che ho avuto io nel momento in cui sono venuto in contatto con questa storia. Chiaramente dovevo accettare o non accettare un lavoro che comunque si sarebbe rivelato molto faticoso e molto impegnativo, e però quando mi hanno spiegato la storia di questo ragazzo di 23 anni che nel 75 da missionario laico si reca in Bolivia per evitare di fare il militare. All'epoca il servizio civile era di 3 anni addirittura per non fare un anno di militare. E questo ragazzo giovane, un tornitore meccanico, diplomato in meccanica, appunto, che non ha nulla a che vedere con la medicina, va in Bolivia, si reca in Bolivia per andare tra i poveri. Quindi, dopo la sua esperienza con Don Beppo Vavassori al patronato di Bergamo, il suo intendimento era proprio quello di andare tra i poveri ed era un intendimento molto radicato nel profondo. Quando si è trovato in Bolivia, in questo orfanotrofio a La Paz, dopo un mese di viaggio incredibile, ha scoperto che quello non era il suo posto, perché anche quel orfanotrofio era assai comodo e confortevole per il bene dei ragazzi, dei bambini che c'erano, ma lui voleva andare tra i poveri. E nel momento in cui ha abbandonato l'orfanotrofio per andare nelle comunità più povere della Bolivia, a 4.000 metri d'altezza sul livello del mare, lì ha scoperto veramente qual era il suo destino, comunque cos'era ciò che voleva fare davvero nella vita, ossia stare tra i poveri al servizio dei poveri. Io leggo un passaggio, pagina 79, diario da Cialdiri, giovedì 26 agosto 1976. Perché sono qui? Credo sia la domanda fondamentale. Sono animato dal desiderio di condividere la vita del campesino, per rinunciare a ciò che è comodo, alla sicurezza, alla tranquillità. Voglio confrontarmi con i più poveri, con i semplici, con gli umili. Voglio diventare nuovo nel senso evangelico. Tuttavia mi rendo conto che è difficile. Perché ho sentito questo desiderio di vivere la povertà? Questa domanda mi tormenta. Trovo la risposta scoprendo me stesso e leggendo il Vangelo, ma è una continua condanna per tutti quelli che hanno già la loro ricompensa su questa terra ed è pure una condanna verso l'egoismo che c'è in ognuno. Al contrario, il Vangelo innalza i poveri, i senza voce e tutti quelli che non hanno paura di mostrarsi per quello che sono realmente. C'è un capitolo che hai intitolato Il seme, semi che germogliano. Beh, possiamo affermare senza dubbio che la storia, l'esperienza, la testimonianza di Pietro Gamba è un seme che continuerà a germogliare. Sì, non c'è dubbio, e arriviamo proprio al punto del perché ho scelto questa vicenda. È vero che lui vuole stare tra i poveri, ma a un certo punto sento un grosso conflitto interiore, perché a un certo punto della vita di Pietro Gamba da ragazzo
la strada poteva essere quella addirittura di diventare sacerdote, quindi di essere al servizio dei poveri in quel modo lì. A Cialdiri, dove vive in privazioni incredibili per terra, senza, in mezzo a parassiti di ogni genere, senza cibo, lavorando duro tutto il giorno e condividendo gli usi e costumi di questo popolo così umile, così diffidente, per questo lo chiamavano il Gringoloco, e soprattutto al cospetto di un'epidemia di morbillo che uccideva i bambini che erano attorno a lui, è lì che c'è questo conflitto interiore che lo porta a scegliere tra la vita sacerdotale e una vita completamente opposta, ossia che abbracciasse la scienza, la medicina, per un aiuto più concreto. E quindi questo diventa proprio una sorta di romanzo, perché è una biografia, ma è anche un romanzo di formazione. L'associazione Pietro Gamba, che sostiene l'attività in Bolivia dell'ospedale Pietro Gamba, voleva che raccontassi tutta la storia di questi 40 anni, ma io ho ritenuto che proprio questi anni di formazione di Pietro Gamba, che da tornitore meccanico diventa medico, provate a immaginare, tornare in Italia a 27 anni. E intraprendere un percorso difficile come quello di medicina, laurearsi nel minor tempo possibile col massimo dei voti, per poi tornare in Bolivia, costruire un ospedale, costruire un'associazione che lo supportasse, cioè è una vita straordinaria. Per questo che ho detto, questa biografia non è una semplice biografia, ma è un romanzo di formazione. Dobbiamo concentrarci su quegli anni di formazione per andare nel profondo di questa scelta. Nel profondo di questa scelta si scoprono tante cose, si scopre una profondissima spiritualità, una grandissima determinazione e un'opera filantropica di proporzioni enormi. E tutto questo valeva la pena di raccontarlo in sotto forma di romanzo. Il che non significa che ci siano parti inventate, tutto assolutamente reale, anche fin nei minimi dettagli. Però la forma della narrazione è quella del romanzo, perché la vita di Pietro Gamba è un romanzo di fatto. È proprio così. Quello che mi ha colpito, questa è una mia sensazione, davvero Pietro Gamba ha incarnato, ecco, quel versetto evangelico, va, lascia tutto e seguimi. E mi ha dato proprio questa sensazione, nonostante, ecco, non abbia seguito il Signore sotto un'altra forma, che è appunto quella della vocazione al sacerdozio, l'ha fatto con la vocazione ad aiutare il prossimo, la vocazione a diventare medico. Hai raccolto tanto materiale, tu stesso nei ringraziamenti specifici che è stato un lavoro impegnativo, anche perché comunque hai dovuto raccogliere registrazioni, diari originali, pubblicazioni, ci sono state anche telefonate intercontinentali, compresi messaggi WhatsApp e mail. Fondamentale la presenza degli amici di Pietro Gamba che ti hanno aiutato in questo libro, nella stesura di questo libro, di questo lavoro. Sì, allora Pietro Gamba, allora, incrociare Pietro Gamba, ed è capitato anche all'attore Stefano Accorsi, che è stato così gentile da farci la Esatto. prefazione, incrociare Pietro Gamba significa in un certo modo seguirlo, e questo è capitato a me, ma seguirlo con fatica, perché incontrare Pietro Gamba significa far fatica in tanti modi diversi, e così fanno fatica, ma lo seguono gli amici di Stezzano e dell'associazione che raccolgono i fondi, organizzano i container dei medicinali da mandare in Bolivia e che nel caso specifico hanno dovuto tradurre tutti i diari originali di Pietro Gamba che scriveva a matita su dei foglietti nel 75, quindi quasi indecifrabili, e quindi è un lavoro che ha coinvolto tantissimi nella raccolta di documenti diretti di Pietro Gamba con questi diari, il precedente libro, Il medico dei Campesinos, che però era un libro più istituzionale, però pieno di informazioni, telefonate, registrazioni, collegamenti intercontinentali con WhatsApp, con 6 ore di fuso orario, quindi possiamo immaginarci, e poi con l'impegno di Pietro Gamba in sala operatoria, perché il dottor Pietro Gamba salva vite umane in Bolivia a 4.000, a 3.000 metri, perché ora opera ad Ansaldo, a 3.000, nel dipartimento di Cochabamba, a 3.000 metri d'altitudine, ha costruito questo ospedale che funziona da 35 anni ed è un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità. Consideriamo che questo gringoloco, che questo bergamasco, questo italiano un po' pazzo, ha portato ad Ansaldo l'elettricità, ha fatto portare l'elettricità coinvolgendo tutta la comunità e anche l'acqua potabile. Quindi proviamo a immaginare la portata dell'opera di
di Pietro Gamba, che andava tradotta in un libro che rendesse giustizia a tutto ciò che Pietro Gamba ha fatto e che potete vedere, chiunque può vedere, sul sito della Onlus Pietro Gamba, dove può trovare tutte le informazioni e vedere un po' tutte anche le notizie degli ultimi magari 20-25 anni dei quali non ci siamo occupati nel libro. Ecco, infatti, perché, come dire, storie, dati, aneddoti, non sono, sarebbe stato impossibile concentrarli solo in un unico libro. Quindi grazie al sito che, ricordo nuovamente, pietrogambaonlus.org, potrete essere sempre aggiornati su quello, su quella che è l'organizzazione della Onlus e la vita di Pietro Gamba. Io ricordo nuovamente il libro, che è dalla San Paolo nella sezione Storie Vere, perché quella raccontata da Antonio Voceri è una storia romanzata, però comunque reale, è una storia vera. E il Grinco Loco, la storia di Pietro Gamba, il medico dei Campesinos, una bellissima immagine in copertina di Pietro Gamba in camice bianco, eh sì, camice bianco che appunto aiuta una donna. Grazie Antonio per essere stato con noi, grazie per averci fatto conoscere questa straordinaria storia, sono certa che i nostri telespettatori ne rimarranno affascinati. Grazie, al prossimo libro, al prossimo racconto. Conto.